Francesco Borgonovo, il razzismo è un'altra cosa o è un modo per strizzare gli occhi anche ai vizi o ai pregiudizi che riguardano buona parte anche dei nostri connazionali nel momento in cui si relazionano con lo straniero, il diverso? Secondo me Checco Zalone è un genio. Io sono stato uno dei primi a scrivere questo film e secondo me il fatto che tutti adesso stiano litigando e se lo tirino da una parte o dall'altra per dire è contro Salvini, no, è pro Salvini, è razzista, è antirazzista, significa che ha avuto successo, cioè funziona. La satira deve fare questo, deve spaesare, deve disturbare. Il fatto che tutti stiano lì a dire no, ce l'ha con te invece che con me è un risultato meraviglioso, è splendido. Cioè, questo è il vero dibattito italiano, altro che il MES e le altre cose. La Anche gente perché vedo discute che siamo di finora tutti Checco d'accordo e Zalone. questo mi sembra già un elemento significativo Poi, se del posso dire dibattito l'ultima attuale. cosa, velocissima. Secondo me la grande Checco Zalone ha colto un punto, cioè fa vedere che tutta questa polemica sul razzismo che è precedente a questo trailer, lui la smonta, cioè fa vedere come gli italiani hanno a che fare con quali sono le situazioni in cui gli italiani hanno a che fare con l'immigrato, no? Cioè, e per quale motivo delle volte c'è una insofferenza e un fastidio, un attrito che potrebbe essere risolto se l'immigrazione fosse stata gestita in maniera diversa. Questo non è razzismo. Questo è se tu ti trovi una persona fuori dal supermercato, appunto, te lo trovi ovunque in una serie di situazioni che sono oggettivamente difficili da gestire e poi si Allora, producono delle frizioni.